ormai più che nota, sono state eseguite una serie di operazioni da parte della polizia e una serie di intercettazioni che sono state trasfuse nell'operazione cosiddetta Montagna. Da questa intercettazione emerge una minaccia reale e concreta nei confronti del Cutrò, che pur non essendo stato indicato persona offesa in quel processo, ha avuto modo di legittimare la sua costituzione di parte civile e il giudice ha riconosciuto Cutrò come vittima, prevedendo anche un risarcimento del danno. Naturalmente siamo in attesa dell'esito dell'appello che è stato proposto dagli imputati, ma in questo momento ci sembra giusto sottolineare che Cutrò è ancora oggi più esposto rispetto ai fatti della vicenda Face Off, perché è diventato un simbolo di chi lotta per la giustizia e reclama una tutela per il fatto di essere diventato testimone di giustizia.